Come si chiama lui? Franco. Franco. Ed è un... Vedi che puoi provare. Da dove viene? Lui, noi abitiamo a Poggiardo, ma lui viene da Piacenza. Quanto mangio? 600 grammi al giorno. Di carne? No, croccantini. No, non molto. No. Ti viene in forma allora? Vedi che cos'è? Vaimarane. Come si chiama? Vaimarane. No, di nome. Lara. Da dove viene? Io vengo da Galera. No. È uno splendore. Dove? Ah, bellissimo. Però non tanto che voleva essere baciato. No. Qua. E lui che è? Come si chiama? Come si chiama? Non lo sai. Questo è un barboncino. E questo? Chi è? E di nome? Dai! Vai, vieni! Dai! Andiamo verso questo bassotto. No, lui è un bassotto? Certo. No, la gira di da Torino, dal Ponte Verde. E tu chi sei? Chi sei? Come si chiama? Uno? Jack Russell. E da dove viene? Bari. Lui invece è? Un husky, eh? Sì. Come si chiama lui? Cristian. E viene? Da dove viene? Lei viene dalla Sardegna. Però noi viviamo a Brescia. Magari. Viene da forte, sì. Scusami, ma il tuo... E razza? Jack Russell, appello Ruffano. Ciao, ragazzi. Da dove viene? Ruffano. Bene. Ciao. Ciao. Chi è? Come si chiama? Will si chiama. Ed è che razza è? Terranova. Canadesi. E lui dove abita normalmente? A Nardò. Giù.
Il riposo del guerriero? Che razza è? Full Mastiff. No, no, c'è buona colazione, poi anche gli appiondi, c'è. Come si chiama? Romeo. E da dove viene? Provincia di Brindisi, Trencavilla. Bene. Si sente, ma io il giudizio perché Ciro, Ciro, andiamo a intervistare un cane calatinese. Ciao. Una cosa che... Ah, è vero, guarda, è che fare due foto con il cane. Come si chiamano? Quindi questo si chiama? Doremi. Questo? Come si chiama? Chi è? Carlos. Carlos. Mentre questo, bellissimo. Oliu. Dove andiamo, cane calatinese? Dove? Dove abita? Qual è il cane galatinese? Uno. Questo? È galatinese? Immagina, cane galatinese. Dove abita? Dove abita? A Galatina? Sì, sì. Come si chiama? Io? No, il cane. Varen. Com'è? Varen. Ah, Varen, come il cavallo? Sì. Un cane con un nome di cavallo, insomma. Di che razza è? Rottweiler. Ah, uno dei famosi Rottweiler. Sì. Però lui è buono, insomma. Diciamo. Beh, potremmo continuare per molto ancora. Ce ne sono moltissimi.